manca meno di un mese e mezzo di fatto. Beh, considerate che stiamo presentando adesso in diretta il nuovo brand, la nuova maglia, e il progetto Molfetta, e contestualmente oggi è cominciata la preparazione, per cui diciamo che stiamo affrontando con grande entusiasmo questa nuova avventura. È nuova partita per la... noi, perché manca da 24 anni Molfetta, per cui per noi è una giornata emozionante. È partita la preparazione dal punto di vista sia dello staff tecnico che dell'organigramma societario? Avete scelto la via della continuità, ecco, servivano dei capisaldi per affrontare al meglio un campionato che si preannuncia molto impegnativo? Sì, siamo partiti con lo zoccolo duro, diciamo, dell'anno scorso, e abbiamo fatto dei buoni inserimenti con giocatori di categoria. Non è ancora finita la nostra campagna, qualche piccolo tassello manca ancora, e questo spetta poi al direttore sportivo di inserirlo quanto prima. Per il resto, oggi è cominciata la preparazione, tutti in riga, agli ordini di mister Bartoli, che anche lui per la prima volta affronta la Serie D. La certezza però è l'entusiasmo della piazza. Come sta reagendo a queste prime settimane con il Molfetta ufficialmente in Serie D? Chiedo anche dal punto di vista degli abbonamenti, visto che si parla tanto di questo capitolo nel calcio dilettantistico, qual è l'orientamento della società Molfetta? Allora, ancora non abbiamo cominciato a pensare alla campagna abbonamenti. È la notizia di sabato che col decreto di agosto ha dato la possibilità alle categorie minori di poter aprire gli stadi con un massimo di 1000 spettatori. Quindi stiamo cominciando a pensare a come organizzarci per gli abbonamenti, per i biglietti, per i posti riservati ai tifosi ospiti. Quindi partiremo questa settimana con l'organizzazione anche di questa situazione, insieme all'organizzazione di tutta la società. Prego D'Alessio, prego. No, se mi ripete la domanda, non ho sentito. No, la prima domanda, la prima delle due domande che vi ho fatto era proprio sull'entusiasmo che c'è nella piazza. Come sta reagendo, secondo il vostro punto di vista, Molfetta a questo ritorno in Serie D? La cosa che più ci fa contenti, perché a prescindere dal progetto sportivo, la cosa che noi volevamo a tutti i costi era quella di riavvicinare la squadra alla città, ai tifosi. I tifosi sicuramente sono, dopo la grande vittoria del campionato scorso, sono sicuramente molto entusiasti di questa nuova avventura. E allora noi seguiremo con grande